la parola d'ordine sia sinergia, e proprio per questo io passerei la parola a Massimo Lucidi, giornalista economico, poi anche a Nicola Spadafora, proprio perché stanno facendo questo. Io non volevo neanche intervenire, facendo il paese in lungo e largo, sono molto contento questa sera di essere da voi, avrei portato dei segnali di speranza, ma credo che dopo questi due interventi che abbiamo ascoltato non credo che sia più il caso, perché la direttrice delle cose da fare l'hanno ben chiara. E dunque a me giusto una testimonianza di dirvi come giornalista economico come dovremmo muoverci. Noi dobbiamo fare rete, che è un'espressione singolare perché piace, e tanto che piace c'è anche un dispositivo, una norma che consente di mettere insieme le piccole imprese, per cui credo che costituirsi in rete dal punto di vista psicologico vuol dire anche superare quel forte individualismo, quel sano individualismo che ha consentito di fare questi passaggi e che hanno consentito a questo territorio di crescere e guidare anche la crescita del paese. Ma il problema, vedete, non è più il mezzogiorno, non esiste più una questione nord-sud, esiste una questione che il mondo alla fine è molto più piccolo di quello che possiamo pensare. E quando la ottima destra, alla quale va il mio grande ringraziamento anche per essere intervenuta al nostro Business Forum a Milano, su invito proprio di Federico Sciarretta e di Nicola Spadafora, perché è mio, diceva progettare il futuro. Ecco, io ho detto, verrò sicuramente ad ascoltare, perché progettare il futuro è un titolo che per chi ha fatto economia, per chi ha studiato negli Stati Uniti, vuol dire anche organizzare la speranza, soprattutto se poi ci metti una forte passione, anche un forte credo, magari per qualcuno anche di carattere religioso. E quando questo accade, progettare il futuro, ma non conosci il tuo passato, la grande tragedia è che noi dobbiamo imparare a lavorare prima di tutto su noi stessi. Dobbiamo riconoscere, perciò io dico sono molto ottimista, perché l'ultimo intervento, sottolineando la parola umiltà, è un intervento bellissimo, perché se noi non cominciamo a mettere in discussione noi stessi, ma se pensiamo che grazie ai nostri lavori, grazie ai nostri osservatori preferenziali che abbiamo avuto, grazie ai nostri studi, sappiamo tutto e quindi faremo, facciamo e non ascoltiamo il prossimo e non sappiamo fare squadra con il prossimo, è chiaro che noi non sapremo costruire assolutamente niente. D'altro canto, chi non conosce la propria storia non può vivere e costruire il proprio futuro. Un pizzico di orgoglio, ecco, qua stasera ce n'è tanto, anzi io sarò brevissimo proprio per dare la possibilità agli altri di intervenire, però voglio dire un'ultima cosa, che devono essere un po' secondo me le parole d'ordine per camminare tutti quanti assieme, e queste parole d'ordine sono il lavoro sicuramente in rete, il lavorare su se stessi e il tema dell'internazionalizzazione. E un'altra parola che dobbiamo dire è il web, la grande rivoluzione digitale, che consente in questo momento che i nostri competitors, che non hanno la qualità della vita che si respira nei nostri territori, io sono per l'amore del cielo cittadino del mondo, sono napoletano, ho studiato fuori, vivo a Brescia, i nostri territori, la bella Brianza, la bella Lombardia, il bel paese, ma qua noi stiamo combattendo col coltello in bocca con i cinesi, con gli indiani che non hanno la qualità della vita ma hanno capito che cosa significa lavorare sul web. Ed io mi dovrò allontanare questa sera perché al comune di Garda, anzi io mi metterò subito in contatto con lei già domani mattina per spronare la politica, sui comuni del Gardense si sono messi tutti d'accordo per sviluppare una app, perché tutti parlano della app economy. Come al solito in Lombardia le cose non si dicono soltanto, si fanno. C'è un'application che si chiama iTown, che stasera viene presentata in un comune del Garda dove arrivano tanti tedeschi tutti gli anni. Allora voglio dire che io lascio qui, anche con un pizzico di sana emozione, perché sento, e quindi ti ringrazio molto Alessia, sento che qui la speranza si tocca con mano, c'è voglia di futuro, ma non un futuro che lo deve fare qualcun altro e poi magari ci mettiamo a contestare perché lo fa lui, è più bravo di noi, è più bravo di me, no, qua si lavora assieme. E allora su questa spinta emozionale di questa sera cerchiamo anche di mandare avanti anche qui, come stiamo facendo a Milano, come stiamo facendo in altri territori del paese, giù a Roma sono stato per 4 giorni, lì la politica soffia forte, ma oramai deve cambiare la mentalità. Dobbiamo dire noi alla politica dove deve toccare, dove deve guardare, cosa deve fare. Non possiamo aspettare che siano loro che ci dicano a noi le indicazioni.
perché poi vedete succedono delle cose stranissime, come ad esempio il primo intervento pieno di buonsenso, ma era un medico, per fortuna, però il buonsenso ha prevalso, perché pensate per un momento alla tragedia quando invece negli altri paesi si cerca di fare delle robe legate al contesto, all'incarico. Io credo che dobbiamo cambiare la logica, prima di trovare formule, alchimie economiche, dobbiamo tornare a guardarci negli occhi. Ma io stasera sono estremamente fiducioso. Con questo vi lascio, anche con una piccolissima comunicazione che ho avuto molto piacere, che ho visto che il 25 luglio alle 18 presso lo showroom di Fuda in Brera avremo, mi sarà l'occasione di incontrarci un'altra volta tutti quanti assieme. Organizziamo un altro incontro, quindi per chi ha penna e carta siamo a Fuda, a via Cavalieri Santo Sepolcro 12, angolo di Solferino, può partire la musica, la pubblicità, questa è pubblicitaria. Quindi grazie e buon lavoro a tutti.